verranno posticipati di un anno, quindi non si faranno più nel 2020, ma si faranno nel 2021. Per fortuna siamo riusciti a trovare delle discipline che si possono fare qui a casa. Siete pronti a divertirvi? Bene, eccoci qui per la prima disciplina. Quello che ci serve sono delle calze, le arrotoleremo, le metteremo una dietro l'altra per creare delle palline e faremo il lancio della calza. Visto che non possiamo fare il lancio del peso o il lancio del giavellotto o il lancio del disco, noi faremo il lancio della calza. Lo scopo dell'esercizio è lanciare la nostra calza dentro un secchio. Ogni volta ci allontaneremo dal secchio per vedere se riusciremo a conquistare una medaglia. Quindi, se la lancio da un punto al punto più lontano, allora magari vincerò la medaglia d'oro. Da un punto medio prenderò la medaglia d'argento, da un punto un pochettino più vicino prenderò la medaglia di bronzo. Dovrò cercare sempre di fare canestro. Pronti per iniziare? Ok, dopo aver posizionato il secchio, metteremo delle bottiglie, ok, come punto di riferimento per il lancio. Quindi la prima bottiglia sarebbe la medaglia di bronzo, la seconda la medaglia d'argento, la terza la medaglia d'oro. Abbiamo a disposizione tre tentativi per fare canestro. Ok? Iniziamo con la medaglia di bronzo. Olè, primo tentativo ce l'ho fatta. Proviamo. Medaglia d'argento. E anche medaglia d'argento è andata. Vediamo se riesco a fare l'oro. Primo tentativo è andato. Vediamo il secondo. Secondo tentativo dato. Vediamo il terzo tentativo se ce la facciamo. Sì! Terzo tentativo, quindi medaglia d'oro. Eccoci qua, bimbo. La prossima disciplina sarà il salto in lungo. Quindi siete pronti per fare il salto più lungo della vostra storia? Vediamo se riusciremo a battere il record del mondo delle Olimpiadi di casa. Bene, quello che ci serve adesso è un manico di scopa, ok? Da posizionare a terra come linea da non superare nel salto. L'esercizio prevede tre salti, bene? Conteremo il salto più lungo. Dovrete farvi aiutare da papà, dalla mamma, dal fratello, dalla sorella per misurare la lunghezza del salto. Posiziono a terra il manico di scopa, mi preparo bene dietro con le gambe larghe e poi da questa posizione faccio un salto in lungo e poi mi fermo.